Ciao e ben ritornati sul canale del violoncellista moderno. Come avete sentito dal brano in apertura, oggi parleremo di rock e di assoli per chitarra elettrica da suonare col nostro violoncello. Il brano in questione è You Shook Me All Night Long degli AC/DC e il chitarrista Angus Young. È un brano del 1980 e adesso lo studieremo insieme dopo la sigla. Iniziamo. Vi chiederete perché studiare un assolo di chitarra elettrica, qual è l'utilità? In realtà credo che sia molto interessante capire la dizione, il fraseggio che c'è dietro un assolo di chitarra. Chiaramente dovremo scendere a compromessi, la tecnica per chitarra elettrica è molto diversa da quella del violoncello, però troveremo delle soluzioni che ci daranno molta soddisfazione. Iniziamo subito. Il brano è in sol maggiore, in quattro quarti, è molto semplice, la struttura del solo è di 16 battute. Ho deciso di iniziare con questo brano perché è abbastanza breve, ma ha molti fraseggi interessanti tipici del rock, del rock blues. Essenzialmente Angus Young usa due scale, la pentatonica di sol minore, la pentatonica blues, e la pentatonica di mi minore blues, con delle incursioni anche sulla pentatonica maggiore di sol. Vedremo poi nelle prossime lezioni, anzi scrivetemi nei commenti se avete domande o curiosità riguardo all'improvvisazione, alle scale da usare. È un buon punto di inizio per provare a improvvisare, a capire come funziona questo mondo dell'improvvisazione nella musica rock e l'utilizzo delle pentatoniche. Quindi iniziamo a analizzare le prime due battute. La prima battuta inizia con un glissando. In realtà sulla chitarra è un bending. Il bending è suonare una nota, tirare su la corda di mezzo tono, un tono e mezzo, dipende da quello che vogliamo fare, fino all'intonazione voluta. Chiaramente sul violoncello questo non si può fare e noi però possiamo farlo col glissando. Aggiungiamo al glissando circa a metà battuta, io ho segnato questa specie di vibrato sopra il re, un vibrato molto più ampio del solito, un pochettino diciamo esagerato. Volendo ci possiamo anche avvicinare un po' al ponticello e ottenere quel suono che vi spiegavo nella precedente lezione sui tre modi per ottenere il suono di chitarra rock sul violoncello. La seconda battuta è il primo esempio di una pentatonica minore, di sol minore. Partiamo dal sol. In realtà si parte dal sol, si arriva sulla quinta, sulla settima, poi prima di ritornare sulla quinta, anche qui facciamo un piccolo glissando col quarto dito, come se fosse anche questo un bending. Mi raccomando, non bisogna fare un glissando troppo veloce, ma bisogna arrivare all'intonazione della nota del re lentamente. Se risulterà un po' calante non sarà un disastro, perché in realtà serve proprio questo, serve dare la sensazione della corda che si tira su. Vi rifaccio quindi le due battute. Arriviamo alla terza battuta dove lui arriva su un re e suona anche il sol contemporaneamente.
Sulla chitarra è molto comodo perché sono due corde a vuoto. Noi possiamo farlo senza suonare la quarta, che sarebbe un po' scomoda anche per l'intonazione. Io ho pensato di prendere l'armonico sulla terza corda, l'armonico da solo. E da qui proseguiamo di nuovo con una frase simile che vi faccio sentire. In realtà qua suoniamo di nuovo una pentatonica minore e arriviamo alla battuta 4, dove ci sono queste due note in su, che nell'assolo originale che potete sentire su YouTube sono suonate con questa tecnica del palm muting, che noi qua in questo momento non possiamo fare, sono delle note un po' stoppate, però noi chiaramente non possiamo mettere il palmo sulle corde, quindi le possiamo suonare un po' meno sonore, un po' meno lunghe, e ho pensato di suonarle con un'arcata, con due note staccate in su. La cosa interessante la trovate a metà della battuta 4, questo Si bemolle con questo segno di glissando verso l'alto. In realtà è un glissando che porta il Si bemolle quasi al Si naturale, ma non proprio al Si naturale reale. Si ferma un po' prima. È tipico del suono proprio blues. Vi faccio risentire la terza e la quarta battuta. Risuoniamo le prime quattro battute. 1, 2, 3, 4. Una cosa importante quando si trascrive un assolo da un altro strumento, in questo caso una chitarra elettrica, è trovare la giusta tessitura per il violoncello. Mi spiego, siamo già in Sol, è una tonalità molto comoda. Chiaramente l'estensione della chitarra in questo solo è un po' più ampia di quella che andremo a suonare sul violoncello. Io l'ho resa un pochettino più semplice perché credo che sia molto più importante prima capire come stare bene sul tempo e non avere troppe difficoltà tecniche che ci portano poi magari ad arrivare in ritardo sul beat. Quindi poi sta a voi. Volendo alzare alcuni fraseggi di un'ottava, non succede nulla, però non verrà mai nessuno a dirci non l'hai fatto uguale, hai abbassato quel fraseggio di un'ottava, perché in realtà sul violoncello è tutto un mondo nuovo, non l'ha mai fatto nessuno, quindi siamo anche noi responsabili delle scelte che facciamo. Se una cosa funziona meglio per il nostro strumento, la facciamo un'ottava sotto. Chiaramente ci sono bicordi, note con la corda a vuoto che devono risuonare meglio, che sulla chitarra suonano meglio, e quindi noi dobbiamo cercare di riportare la stessa intenzione sullo strumento. Bene, ora proseguiamo con le due battute che sono molto interessanti, battuta 5 e battuta 6. Allora, qua all'inizio della battuta 5 abbiamo la stessa cosa di cui abbiamo parlato prima, un micro bending che va dal Si bemolle al Si naturale. E io lo suono quasi togliendo l'arco, ma continuando a fare il glissando. Vi faccio sentire. Non è così, ma. E questo fa la differenza perché se sentite bene Angus Young, anche lui suona alcune note più lunghe, alcune più corte, alcune più vibrate. È molto interessante capire il fraseggio. Questa frase è molto interessante. In realtà questa sulla chitarra si fa di nuovo col bending. Io in un primo momento avevo pensato di suonarla con questa diteggiatura. Però in realtà è un po' macchinosa come diteggiatura. Se volete provare potete farla, vi spostate col quarto. Però trovo che sia molto più semplice fare.
perché poi una volta suonata con la base vi accorgerete di rimanere un po' indietro. Quindi anche qua tocca il settimo grado, poi qua c'è un frammento di una scala pentatonica di Sol e poi continua con la battuta 7-8 dove ribadisce un po' questo fraseggio sulla terza, sulla quinta, vi faccio sentire. Gioca tra minore e maggiore. È molto interessante anche capire come alcune note sono suonate in levare e alcune note hanno un pre-bending, cioè c'è un glissando che parte da una nota che non è la nota che poi suoneremo, e sono tutti particolari che fanno importante la frase. Se io suonassi una frase corretta, ma un po' triste. Ve la risuono. Invece con i glissandi e il bending diventa. Molto importante il levare di battuta 7 e poi battuta 8. Perché ci sono queste due note, una presa col glissando e un'altra che invece, come al solito, il si bemolle è un po' glissato verso il si naturale. Volendo potete anche poi esagerare una volta arrivati sul Sol, esagerare con un vibrato andando verso il ponticello. Siamo arrivati al levare di battuta 9, dove c'è proprio il rock. Questo anticipo sulla nota fondamentale, sul Sol, arrivando quasi da un Fa naturale, e noi ci arriveremo con un glissando e poi vibrando molto, è proprio da chitarra rock, ve lo faccio sentire. 1, 2, 3, 3, 4. E riprende, se vedete, il fraseggio pentatonico di Sol minore, della pentatonica di Sol minore della seconda battuta, quindi dalla nota di Sol scende alla quinta e prende la settima e poi a battuta 10 rifà lo stesso fraseggio. Quinto grado, quarto, terzo, minore, fondamentale, prendendo sempre il quinto grado con un leggero glissando. Vi rifaccio le battute 9-10. 1, 2, 3, 1. Arrivati a metà di battuta 10 ci sono queste terze che nella tessitura originale sarebbero qui un pochettino più scomode. Io ho preferito suonarle con la corda a vuoto. Tipico del rock, ve lo faccio sentire. Vi risuono da battuta 10. Ancora una volta. Ora, suonandolo lento, appare strano il quasi al re e suonare la corda a vuoto. Bene, ora siamo arrivati quasi alla fine del solo e c'è questa frase fantastica dove la chitarra va in una posizione più acuta
e veramente gioca tutto sull'unione di note suonate con grande gusto e micro bending che creano una frase interessantissima. Ve la suono senza bending, siamo a battuta, le varie di battuta 13. Un'altra volta senza bending. Adesso con il glissato, il primo che porta al do naturale, il secondo che dal si bemolle va verso il si e il terzo che arriva al si bemolle attraverso un glissando quasi dalla corda a vuoto di là. Ancora una volta. Sentite che grande differenza. Poi finalmente arriviamo sulla corda vuoto e qua c'è di nuovo una cosa tipica dei chitarristi, quella di fare un bending fino a una determinata nota e poi riprendere la nota sulla corda generalmente che sta sopra alla nota suonata. Sul violoncello è un po' più complicato, è simile a fare una cosa come quella che abbiamo fatto a battuta 10 e 11, cioè questa. Però in questo punto, a metà di battuta 14, diventa un po' più scomodo perché noi arriviamo sul Sol. Quindi mi è venuto in mente che ci viene in soccorso il Sol armonico sulla terza corda. Vi faccio sentire cosa si può suonare a battuta 14. È un po' complesso perché dobbiamo andare a prendere l'armonico sulla terza corda e poi ritornare col Re a vuoto sulla seconda, però riusciamo abbastanza a dare l'idea di glissando, cambiando la nota d'arrivo con un'altra nota. Quindi risuoniamo battuta 14 e andiamo avanti sino alla fine. Vedete a battuta 15 che c'è lo stesso più o meno fraseggio che c'è alla seconda battuta e troviamo varie volte questo quinto grado sempre preso col glissando un po' fra re naturale e re bemolle, quinta bemolle della scala blues di sol minore. Nell'ultima battuta troviamo una chiusura usando una pentatonica di Sol maggiore e anche qui troviamo un piccolo glissando che ci porta al Si naturale, che rimane sempre una nota suonata un pochettino calante col glissando. Viene portata quasi al Si naturale all'ultimo secondo. Quindi le ultime due battute sono altro fatto molto importante è decidere che arcate mettere, oltre alle diteggiature. Le arcate seguono abbastanza fedelmente le legature che suona Angus Young con la chitarra, perché chiaramente non suona tutte le note su e giù col plettro, ma ci sono note legate, note portate, note glissate, note suonate invece separatamente. Ho cercato di essere più fedele possibile al solo, chiaramente trasportandolo sul nostro amico violoncello. Bene, come al solito, vi lascio il link in descrizione per il PDF.
Sicuramente potrete trovare una base su cui improvvisare. Su YouTube c'è anche la possibilità di personalizzare la velocità di riproduzione del video, quindi potete sia sentire l'originale a una velocità ridotta e sentire molto dettagliatamente il fraseggio e suonarci anche insieme, oppure trovare una backing track e provare a suonarci sopra da solo, col violoncello o con lo strumento che preferite. Grazie per aver visto questo video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi, mettete mi piace, attivate la campanellina, scrivete nei commenti se avete richieste, suggerimenti, consigli, curiosità e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!